Nell'ambito dei controlli doganali presso il porto di Porto Torres, i finanzieri del nucleo mobile della tenenza di Porto Torres hanno tratto in arresto un cittadino corsicano, pensionato di 74 anni, trovato in possesso di quasi oltre 2 kg di diverse sostanze stupefacenti detenute illegalmente. In particolare, allo sbarco della motonave Grimaldi proveniente da Barcellona, i finanzieri hanno controllato l'autovettura condotta dal predetto cittadino francese. La sostanza stupefacente, sebbene abilmente occultata tramite una pellicola multistrato sottovuoto all'interno di appositi doppi fondi ricavati nell'autovettura, nei sedili, cruscotto e nella ruota di scorta, ha richiamato l'attenzione dei cani Agon e Bambi, che hanno puntualmente segnalato ai finanzieri la presenza della stessa. La sostanza rinvenuta, costituita da un chilo circa di hashish, di cui una parte in forma di cosiddetta pasta di hashish con un principio di THC elevatissimo, e da 1,2 kg circa di marijuana destinata probabilmente alla zona sassarese, una volta tagliata e distribuita nelle piazze di spaccio, avrebbe avuto un valore di mercato al dettaglio di oltre 25.000 euro. Pertanto il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. All'esito del conseguente processo con giudizio direttissimo, il medesimo cittadino francese è stato condannato alla pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di euro 4.000 e delle spese processuali presso il Tribunale di Sassari. L'operazione di servizio si inquadra nell'ambito dell'attenta ed approfondita analisi di rischio coordinata e diretta dal Comando Provinciale di Sassari sulle liste passeggeri volta al costante monitoraggio dei punti di ingresso e di uscita portuali e aeroportuali della provincia di Sassari. Il gazzometro di Sassari come punto di rilancio del centro storico. La proposta, tramite anche una raccolta firme organizzata in Corso Vico da parte del comitato oltre il gazzometro e dal comitato centro storico, in particolare si chiede che il gazzometro, per il quale sono stati già stanziati 3 milioni di euro per la sua riqualificazione, non venga solamente trasformato in parcheggi, ma che si colga l'occasione per, oltre a completare la bonifica, di creare anche dei parcheggi magari sotterranei e che lascino spazio in superficie a un parco e a qualche campo sportivo, come quelli di calcetto o di basket, ed anche ad una piazza fruibile per tutti, sia dagli abitanti della zona che a chi arriva da fuori, come una sorta di porta d'accoglienza da chi arriva a Sassari tramite la stazione, in modo tale da renderlo un fiore all'occhiello del centro storico, contribuendo in maniera importante alla sua riqualificazione e dotando di un'altra importante zona di rilievo la città. Il segretario aziendale Faisa Cisal, Davide Congiatu, ha diffuso una nota nella quale chiede che gli enti preposti intervengano sulla vegetazione che invade tuttora la sede stradale lungo la strada statale 200 dell'Anglona, mettendo a serio rischio giornalmente sia l'incolumità di tutti i veicoli in transito che il rischio di un probabile danno ai mezzi pubblici, ARST e ATP, che ogni giorno e più volte al giorno percorrono nei due sensi di marcia quel tratto di strada. Già lo scorso mese era stato il segretario territoriale Faisa Cisal, Pietro Piredda, mediante un'istanza indirizzata ai comuni di Sassari e Sorso, ANAS e Provincia, quali enti proprietari dei vari tratti di strada, a chiedere un intervento. È bene sapere che, come stabilito dal Codice Civile, si legge nella nota di Congiatu, l'incombenza nei casi di sinistro mortale o con feriti gravi o danni lievi o ai soli veicoli coinvolti per inosservanza delle normative di riferimento ricade sugli stessi enti proprietari. Inoltre, prosegue Congiatu, si rammenta che a seguito di intercetto con un ostacolo vegetativo e o manufatto su bordo stradale prospiciente con interessamento della sede stradale di pubblica circolazione, sia laterale, orizzontale o verticale nel rispetto delle normative vigenti, producono una insidia stradale per oggettiva invisibilità dell'ostacolo imprevedibile e sono causa di invasione della corsia opposta. Pertanto gli enti proprietari interessati sono invitati alla manutenzione delle sedi stradali e alla sorveglianza della loro messa in sicurezza, in ottemperanza della normativa di riferimento, la quale stabilisce la misura di sicurezza in altezza per i fusti già esistenti che non deve avere sporgenze inferiori ai 6 metri e la nuova piantumazione post riforma nei 6 metri di distanza dalla sagoma stradale per le strade extraurbane. Preme rivolgermi, prosegue la nota di Congiatu, con estrema urgenza al Comune di Sassari e al settore infrastruttura, viabilità e mobilità affinché ci si adoperi con peculiare premura per la messa in sicurezza del tratto di strada che dalla rotatoria di via Pirandello fino alle 4 curve successive, ovvero fino a dove la stessa strada statale 200 successivamente diventa di competenza e responsabilità dell'ANAS. In definitiva, conclude Congiatu, abbiamo già preparato una bozza che sarà disposizione sia
sia degli operatori ARS che ATP, per la richiesta di un risarcimento danni ai mezzi aziendali, specchi laterali, abrasioni alla carrozzeria o, al peggio, rottura dei cristalli laterali ed altro, subiti dal mancato adempimento da parte degli enti proprietari riferiti alla cura nella manutenzione. Ma restiamo, conclude Congiatu, per ora fiduciosi in un tempestivo intervento da parte del Comune di Sassari. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Pace, fissata dall'ONU come data ufficiale nel settembre del 2001 per esortare gli Stati membri e le organizzazioni governative e non gli individui a promuovere azioni educative per una sensibilizzazione sul tema della pace globale in un mondo afflitto dalle guerre, per favorire la fine delle ostilità, rafforzando la consapevolezza che le guerre sono sempre ingiuste perché distruggono adulti e bambini privandoli dei diritti fondamentali. Il tema della Giornata della Pace 2020 è creiamo la pace insieme, rispecchia la situazione attuale in cui viviamo, il comune problema della pandemia, un nemico da affrontare proteggendo noi stessi e gli altri. Per questa occasione il CSV Sardegna Solidale ha promosso 37 iniziative collocate nell'ambito dell'educazione alla pace in preparazione alla 34esima marcia della pace in Sardegna, programmata per il mese di dicembre. In questa stessa giornata, in località diverse della Sardegna, vengono proposte iniziative tutte adeguate all'argomento della data in corso. A Sassari, Bono e Capoterra, pur nel rispetto del distanziamento e delle norme necessarie per prevenire i contagi, purtroppo in questi giorni in aumento, si propone la proiezione del film su Gandhi, un film pluripremiato con ben 9 Oscar, ricco di contenuto ed insegnamenti veri, grazie al fatto che Gandhi ha lasciato dei messaggi forti al mondo intero, grazie alla sua incontrollabile fede nella verità e nella giustizia per ogni essere umano, in quanto la sua intera esistenza rappresenta un messaggio di pace che vince sul concetto di potere, uno sforzo estremo volto a riconciliare le nostre differenze, al fine di vivere in armonia, con rispetto ed amore, anche nei confronti di chi si presenta come nostro nemico. Le guerre infliggono dolore e dispiaceri, sempre. Un mondo di pace può essere realizzato solo se impariamo a conoscere il potere della non violenza in ogni suo aspetto. Gandhi ha dimostrato che possiamo raggiungere nobili obiettivi come libertà, giustizia e democrazia senza uccidere nessuno, senza rendere orfano nessun bambino, senza causare alcun dolore. L'espressione più nobile del desiderio di pace nel mondo si rivela con la volontà di volerlo realizzare anche a costo del proprio sacrificio, anziché attraverso la sofferenza altrui. La storia dimostra che il mondo potrebbe essere un luogo migliore se solo i nostri leader capissero davvero che ogni disputa o controversia può essere risolta semplicemente attraverso la volontà di comprendere il punto di vista dell'opponente e utilizzare gli strumenti della diplomazia e della compassione. Le minacce, le vendette, gli attacchi e le ritorsioni non hanno mai portato a nulla di buono. Non importa dove viviamo, quale sia la nostra religione, il nostro contesto culturale, siamo tutti esseri umani con lo stesso desiderio di vivere serenamente e tenere lontano il dolore. Le differenze culturali, religiose e politiche non devono mai costituire il fondamento per scatenare conflitti che portano solo dolore e distruzione. Gandhi ci ha insegnato che possiamo contribuire alla realizzazione della pace e dell'armonia nel mondo attraverso le nostre azioni, in quanto ciascuno di noi può nel suo piccolo cambiare il mondo attraverso il proprio comportamento quotidiano. Se ogni nostra scelta, azione e pensiero fosse davvero ispirata agli ideali di pace, tolleranza e armonia, allora ciascuno di noi contribuirebbe a rendere il mondo un luogo migliore. Supercoppa entusiasmante, questo l'appellativo per il ritorno al calcio giocato non solo visto in TV, che ha riportato la serenità nei campi di Tissi e Castelsardo. Le gare hanno avuto epiloghi diversi. Sul campo di Luponti a Castelsardo, la squadra di casa ha strapazzato i sassaresi della Willer per 10-1 in una gara a senso unico dove si evinceva la netta superiorità della squadra dell'Anglona. Per i locali sono andati a segno quasi tutti e molto spesso il portiere sassarese ha dovuto raccogliere il pallone nella propria rete. Completamente diversa la partita tra Folgore, Tissi e Minerva. Infatti le due squadre si sono date battaglia fin dall'inizio. Un maggior predominio da parte della squadra locale ha portato il vantaggio collezionando anche due legni
che hanno salvato il portiere di Villanova Monteleone. Ma come spesso accade nella legge non scritta del calcio, gol sbagliato, gol subito, i ragazzi di Mister Cassano sono stati raggiunti sull'1-1 e più volte hanno rischiato di prendere il secondo gol. Nel secondo tempo hanno provato a segnare entrambe le squadre, poi la squadra ospite è riuscita a ribaltare le sorti della gara provando ad aggiudicarsi la partita, ma alla fine ha prevalso un salomonico 1-1. Quindi si va ai rigori e nella lotteria calcistica ha prevalso la squadra di casa per 3-2. Comunque ottima la prova dei ragazzi di Mister Tilocca. Da sottolineare come i controlli all'ingresso e nelle tribune siano stati molto curati, infatti gli spettatori avevano mascherine e baracelli di tissi avevano i termoscanner per rispettare al meglio il protocollo della FIGC. Se passava me ne fio, si giocava, si contenti, non si pensava a niente, ma vado lo gioco lo fuoco, ma un amore che era un gioco, vorrai il nostro paese, da voi pochi mesi, lo va pure paziente. Le potenti, il amore non è favola, Laura, Laura, lo vapore è passato, e uno mi caglio molto, dico solo una parola. Cose presidenti, un ontore non mi cori, mi cori, mi cori, ha rubato anche il suo cuore, hai sentito il vapore, se si fossi non ci meri, a chi non mi sei, il vapore fa giù. Mi taglio tutto, questo amore non è favola, Laura, Laura, il vapore patente, e mi si le potente, dico solo una parola. Passato, ora che Dio è già tornato, senza Roma te si soli, ne manca parole, se tu torni in fede mia, dove io questa maniera, se tu sei senza passioni, non gioca l'amore, lo vapore dorato. Non mi arricchiamo, si batterò giù, io brucio nel fuoco, il vapore fa giù, e uno mi caglio, dico solo una parola, Laura, Laura.
Sono aperte a Bolotana in provincia di Nuoro le iscrizioni ai corsi per il conseguimento dell'abitazione al lancio con paracadute emisfero vincolato del tipo in dotazione ai reparti paracadutisti militari. Bonus idrico emergenza Covid-19. L'ente di governo dell'ambito della Sardegna eroga un rimborso tariffario straordinario per gli utenti del servizio idrico integrato gestito da Banoa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Regolamento e moduli sul sito www.bonusacqua.it oppure presso il comune di residenza. Il nuovo video di Pietro Sanna, Aio Amari, è disponibile su tutti i social e sulla nostra emittente tutti i giorni. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itianjoy Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itianjoyss@gmail.com. TG Informazione ed approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del digitale terrestre.